Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, se vedete il background che è diverso perché sono a Cortina, siamo in montagna, non sono a Trieste ovviamente per questo. Appunto che non vedete il mio solito studio e la mia solita cameretta. Comunque oggi, allora, avevo in mente in realtà di filmare o un video con Tomas, volevamo fare l'intervista doppia che arriverà, promesso, arriverà comunque. Oppure avevo un altro video in mente, però siccome mancano pochi giorni al 2018, mi sembra impossibile 2018, e voglio fare un attimino questo video chiacchiericcio con voi, parlarvi di alcune cose che non vi ho mai raccontato e sì, un attimino fare un po' il punto di questo 2017, un po' un riassunto e raccontarvi com'è stato per me, perché ho la sensazione che quest'ultimo anno sia cambiato molto, nel senso che il mio rapporto con voi è cambiato molto, secondo me, in meglio. Quindi voglio, sì, questo sarà un video praticamente in cui parlerò, ma vi, appunto, vi dirò delle cose che non credo di aver mai detto sul mio canale. Prima di iniziare questo video ho la sensazione di dover andare un po' indietro con il tempo al 2015, perché in realtà secondo me il 2016 è stato un po' un anno ponte tra il 2015 e il 2017, ovvio, però cioè, spero che abbia un senso quello che sto dicendo, però secondo me il 2016 è stato un po' l'anno di mezzo tra appunto il 2015. Nel 2015 che cosa stava succedendo? Allora, inizio del 2015 io stavo, come ben sapete se mi seguite dall'epoca, io stavo ad Amsterdam con il mio ex fidanzato. Non era un periodo felice per me, nonostante nei video, già ne ho parlato nel mio Draw My Life, che ho fatto qualche mese fa, nonostante nei video sembrasse che io fossi felice eccetera, perché effettivamente quando filmavo ero felice. Il problema è che molte volte volevo filmare ma non potevo farlo perché era una giornata da schifo e ho passato tante di quelle giornate, tante di quelle nottate a piangere perché non ero felice ovviamente con il mio ex. Non, sapete che non mi piace parlare di altre persone, quindi non mi soffermo assolutamente, però non ero felice, non ero in una posizione felice nella mia vita e nonostante mi piacesse molto vivere ad Amsterdam, ad un certo punto quando ci siamo lasciati io mi sono ritrovata tra virgolette da sola in appunto nei Paesi Bassi e io ormai ci vivevo già da 4 anni, quindi era casa mia, però rimanendo da sola mi mancava la mia famiglia, mi mancavano le mie amiche, non so, ho sentito un po' questa cosa, infatti molto spesso mollavo tutto, prendevo l'aereo e tornavo a Trieste giusto per stare un po' con i miei familiari eccetera. E quello che volevo dire in questo video specialmente, perché non credo di avervi mai chiesto scusa e non credo di aver mai parlato di ciò, ed è sempre stata una cosa che in questo tempo mi ha un po' premuto, ho sempre voluto parlarvene, quel periodo per me è stato difficile anche perché, e per questo volevo scusarmi con voi, perché mi sono molto allontanata da voi. Ovviamente se mi seguite da poco non sapete com'era, però magari andando a vedere i miei video di quel periodo vi rendete conto che ero molto distaccata e io ho sempre avuto un super rapporto con voi, dall'inizio vi ho voluto bene perché quando mi fermate, cioè, siete proprio la mia famiglia. Io ho un gruppo di follower che è, ovviamente adesso è enorme perché siamo praticamente 600.000 sul canale, però che numero assurdo, siete tutti molto simili a me, siete tutti sulla mia stessa lunghezza d'onda, siamo tutti sulla stessa energia e quindi è una cosa bellissima. Io vi ho voluto bene dal primo momento, però credo che nel 2015, quando appunto ho passato questo brutto periodo della mia vita, e già nel 2014 le cose con il mio ex stavano andando male, ma nel 2015 era, cioè, il peggio proprio. Ho passato tante nottate a piangere con gli occhi gonfi, a parlare con mia mamma al telefono, con le mie amiche, insomma, e in quel periodo, questo volevo dire se non perdo il filo del discorso, e in quel periodo mi sono molto allontanata da voi, ho iniziato a fare pochi video e anche per questo voglio scusarmi, perché vi ho proprio, non voglio dire abbandonato, però vi ho trascurato troppo e mi è dispiaciuto tanto, sia in quel periodo che poi nel periodo dopo, perché credo che, sì, fino al 2016 vi ho trascurato molto, ma non so nemmeno se nel 2016 sono stata tanto attiva. E mi dispiace tanto, mi siete sempre 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 mancati. Il fatto è che la mia vita ha avuto un cambiamento talmente, so che non sto parlando del 2017, ma sono cose che non vi ho mai detto, quindi volevo assolutamente farvi sapere. È stato un periodo talmente difficile della mia vita, perché
mi sono trasferita dai Paesi Bassi, dall'Olanda, di nuovo in Italia dopo quasi 5 anni che abitavo lì, quindi ho rivoluzionato completamente la mia vita. Nel contempo, come ben sapete, il 26 agosto sono uscita, è iniziato per la prima volta, è iniziato tutto con Tomas, quindi stavo iniziando questa relazione che al tempo stesso, altre cose che non vi ho mai detto e ci tenevo, al tempo stesso non volevo ovviamente parlarvi di Tomas, perché cioè sapete com'è in una relazione nei primi mesi, non sai mai come andrà, quindi per me è stato molto molto difficile perché non sono riuscita a parlarvi di quello che stava succedendo, un po' per rispetto del mio ex non volevo parlarvi della situazione, per rispetto di Tomas non volevo parlarvi, e in quel periodo che sono stata sola credo di aver fatto davvero troppi pochi video, perché appunto non sapevo nemmeno io cosa volevo fare. Ad un certo punto ho anche pensato di smettere per un periodo con YouTube, perché non mi sentivo. E poi altra cosa che è stata veramente tanto tanto difficile, spero che questo video abbia un senso, spero che voi riusciate a capire quello che sto dicendo, perché sono proprio stream of consciousness, non mi sono scritta i punti che volevo dire, cioè sto proprio chiacchierando a ruota libera con un'amica, calcolate. È stato particolarmente difficile e credo di dovervi delle scuse perché mi sono allontanata da voi in quel periodo. Non è stata una cosa voluta, ma è successo praticamente, non mi sto lamentando, non sto piangendo, oh povera me, no, voglio soltanto spiegarvi perché è stato così, perché molte di voi hanno avuto la sensazione che io mi sia allontanata, ed è vero, ma mi è dispiaciuto tanto tanto tanto, ma non sapevo proprio come comportarmi, perché da quando ho iniziato YouTube praticamente, nei primi video ok non lo si vedeva, ma da quando ho iniziato YouTube praticamente in tutti i video, cioè in una continuità di video, uno ogni tanto, c'era sempre appunto il mio ex, e mi sembrava come di aver deluso voi. Avete presente come quando i genitori si lasciano, divorziano e hanno paura di dirlo ai figli, non sanno come comportarsi? Ecco, io mi sono sentita così con voi. Avevo paura di avervi deluso, avevo paura che non vi piacessero più i miei video, che non vi interessasse più il mio canale, che non vi interessassi più io. Lo so, magari sono pensieri stupidi, però queste erano le mie paure sostanzialmente. Sono ovviamente umana e anch'io ho le mie paure, anche se ho un canale così grande e così seguito, comunque ho anch'io i miei timori, e questo è successo in quel periodo. Non sapevo più come interagire con voi perché non sapevate che cosa stava succedendo nella mia vita, ma al contempo io non potevo dirvi ah sì, non so nemmeno dove vivo, perché in un periodo io ho fatto tantissimo su e giù, su e giù, su e giù, cioè Trieste, Amsterdam, Trieste, Amsterdam, Trieste, Amsterdam, Trieste, Amsterdam, cioè è stata una cosa infinita praticamente da agosto che ci siamo conosciuti con Tomas a cos'era, metà dicembre che io effettivamente mi sono trasferita con i gatti e tutto l'ambaradan di cose che avevo da Amsterdam di nuovo a Trieste, e ho fatto su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, non sapevo nemmeno io dove stavo, avevo difficoltà a registrare, potevo ovviamente filmare i vlog ma non volevo inquadrare Tomas perché era una cosa che stava iniziando, quindi cioè tipo alla terza uscita ciao e videocamera in faccia puntata, no, e poi non volevo nemmeno, perché insomma appunto ripeto non si sa mai come va una relazione all'inizio, quindi io cioè ovviamente speravo che andasse bene, però avevo un po' timore a parlarvi di lui, specialmente dopo l'ultima relazione che è andata come è andata, e tutti eravate convinti che sarebbe durata per sempre e invece stava andando malissimo, ma io non riuscivo a dirvelo perché speravo che la cosa migliorasse e invece stava peggiorando, però io comunque non riuscivo a dirvelo perché avevo, più continuavo e più avevo paura di deludervi e di non lo so, che tutto crollasse, e penso di aver rimandato la fine dell'altra relazione proprio perché avevo paura di deludere voi. E quindi è per questo che molto spesso quando mi viene detto ah ma io preferivo il tuo ex, mi fa rimanere un po' perché dico beh io però no, nel senso ci stavo malissimo, no comunque posso capire, è un po' per tante persone è un po' come vedere un TV show, una telenovela, non lo so, una serie TV, e quindi non vi rendete conto, cioè voi sì ma c'è qualche persona che non si rende conto che in realtà questa è la mia vita, quindi
Beh, insomma, come al solito veramente io mi perdo. Questo era un po' il discorso. E quel periodo è stato molto difficile per me perché non sapevo come integrarvi nella mia vita. E adesso, vedendo i miei primi video con Tomas, mi fa troppo ridere perché lui era super timido e non sapeva come parlare con voi. Non gli era nemmeno tanto chiaro con chi stessi parlando quando tiravo fuori la videocamera. Devo essere sincera, lui non aveva idea del mondo degli youtuber. Infatti mi diceva: ma scusa, ma sta gente perché ti guarda? Non ho capito. Ha continuato a dirmelo per mesi. Adesso l'ha capito, ovviamente da un po'. Però inizialmente mi ricordo che mi diceva: ma scusa, ma tu cosa fai? Non ho capito. Cioè, ma tu ti registri e poi. Però poi quando appunto nel tipo fine 2015, attorno a ottobre, novembre, così si è reso conto e adesso ovviamente è super spigliato e vi vuole bene eccetera, leggiamo i commenti. Però all'epoca per me è stato veramente tanto 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 difficile. Questo per spiegarvi perché mi sono allontanata tanto da voi, perché credo che molti di voi ci siano rimasti male e io vi devo delle scuse per quel periodo. Mi dispiace tanto, mi sono sentita tanto in colpa, sia prima perché sapevo che la relazione sarebbe finita e non sapevo come mi sentivo di dovermi scusare con voi, follia, ma è così. E poi invece mi sono sentita male davvero perché alla fine ho finito per trascurarvi, ma proprio perché non sapevo nemmeno io cosa avrei fatto, cioè non sapevo se mi sarei trasferita di nuovo in Italia oppure no. Non lo so, avevo paura di presentarvi Tomas perché magari poi con lui non avrebbe funzionato, non lo so, invece siamo sposati adesso, però ovviamente nei primi mesi non si sa e quindi insomma questo è quanto, volevo solo dirvi di quel periodo perché appunto mi sentivo tanto 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 di dovervi delle scuse e siccome... E adesso arriviamo anche al 2017, stiamo facendo un po' un recap anche del fine 2015-2016 perché non vi ho mai parlato di queste cose. E nel 2016 invece ho iniziato, beh ovviamente con Tomas stavamo già da un bel po', in estate del 2016 abbiamo deciso di sposarci e quindi sono stata molto fortunata perché sapete com'è per un... Allora parlo per me, per una youtuber come me che comunque è abituata dal 2009 a condividere le sue giornate, la sua vita, i suoi viaggi, tutto, la sua quotidianità con internet e potete immaginare quanto ero timorosa inizialmente perché avevo paura che Tomas non volesse condividere le sue giornate su internet e quindi io in quel caso ovviamente avrei dovuto rispettare il suo volere, però sarebbe stato molto difficile per me poi magari filmare i vlog e filmare i miei viaggi eccetera, perché essendoci anche lui avrei dovuto tagliarlo fuori, sarebbe stata dura. Invece sono stata molto fortunata perché in realtà Tomas ci è piaciuto subito, lui mi dice sempre sì filmami, non mi ha mai detto di no, sì filmiamo, ok non c'è problema, faccio la foto, ok, e si mette in posa, cioè è fantastico. Sono stata molto fortunata, però è stato un po' un mio timore inizialmente, non sapevo che lui fosse così aperto, insomma, e un po' esibizionista forse in fondo come me. No, a parte questo, ma appunto nel 2016 ho iniziato a fare più video, vi ho sentiti di nuovo molto più vicini, sono contenta perché anche in questo caso, nonostante tutti i miei timori, le mie paure, mamma mia, quando abbiamo paura di qualcosa, non abbiamo paura di quello che può succedere, abbiamo paura della paura, cioè viviamo in questa paura che 99% delle volte è completamente ingiustificata e mi dispiace tanto per me ma anche per voi, perché molto spesso mi dite io ho paura di questo, paura di quello. Noi abbiamo paura della paura, ragazzi, il 99% delle volte quello che più ci fa paura non succede nemmeno, ci avete notato? Quindi basta aver paura davvero, io mi sono detta basta, non voglio più avere paura, timori, pensieri negativi, basta, perché alla fin fine, nonostante io per mesi avessi avuto paura, oddio non mi seguirà più nessuno, e vi devo dire che anche persone molto vicine a me mi hanno fatto star male dicendomi non ti guarderanno più nei video, e sono persone che sto eliminando dalla mia vita sinceramente. Comunque ripensandoci penso alla cattiveria di chi mi ha detto non ti guarderanno più nei video se ti lasci con il tuo ex, cioè veramente non ho parole. Comunque in realtà invece voi siete stati super 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 supportive, cioè siete stati super mi siete stati vicini quando vi ho parlato della situazione, più o meno quando vi ho
presentato Tomar, siete stati tutti carinissimi con lui, tutti dolci, è stato bellissimo, l'avete accolto a braccia aperte nella nostra Kiss & Makeup Family e di questo vi ringrazio. Quindi appunto tutte le mie paure sono svanite perché mi sono resa conto che in realtà non dovevo averle, perché mi volete bene per come sono, e mi sono anche resa conto che nella vita si può cambiare, non bisogna necessariamente rimanere sulla stessa rotaia, si può anche cambiare, ma chi ti vuole bene rimane con te e voi siete rimasti con me. Quindi nel 2016 appunto c'è stato un po' questo ritorno, vi ho detto che mi sarei sposata, vi ho raccontato la proposta, tutto quanto, quindi credo davvero che il 2016 sia stato un po' l'anno in cui noi ci siamo ritrovati, e non so se è stato il 2016 o il 2017 che ho iniziato a chiamarvi mia family, perché è proprio questo che mi sento di chiamarvi. Non siete miei follower, miei fan, non c'è niente di male in chi dice fan o follower, io non voglio mai parlare male di nessun altro, perché anch'io con il cuore vi ho detto molto spesso i miei follower, però mi piace dirvi mia family perché vi sento proprio così. E qui ritorno al discorso di prima: quando vi incontro per la strada, agli incontri, mi rendo conto che siamo proprio super super simili io e voi, siamo tutti sulla stessa energia, siamo tutti sulla stessa linea d'onda, ci capiamo, mi capite, è bellissimo, è bellissimo. Tante volte leggo i vostri commenti, mi viene quasi da piangere per come riuscite a capirmi pur non avendomi magari mai incontrata di persona, ma mi conosce benissimo. E poi adoro quando mi fermate, vi fate le foto con me, mi chiedete di Gatto Denver, Gatta Stelli, è fantastico, e salutate Tomas, vi volete farvi la foto anche con lui, no, ma sono pallidissimo in questo video, sto rendendo conto, comunque perché ho la luce naturale, quindi è quello che è la luce qua. Non sto filmando neanche con la mia solita videocamera che è a casa, ma sto usando quella dei vlog, che però mi sembra abbastanza decente, e i miei baby capelli. Quindi sì, credo che appunto il 2016 sia stato un po' l'anno del ritorno, in cui finalmente mi sono sentita libera di poter condividere di nuovo la mia quotidianità, le mie giornate, tutte le mie giornate con voi. E il 2017 è stato l'anno, vabbè, anche se è stato in realtà a fine 2017, perché ho iniziato praticamente ad inizio dicembre, quindi pochissimo tempo fa, però ho iniziato a fare i video dal lunedì al venerdì, quindi 5 giorni su 7, non ho mai fatto una cosa simile nel mio canale. Scusate, sono un po' raffreddata. Non ho mai fatto una cosa simile. Al massimo credo di aver caricato 3 o 4 video a settimana nel passato, ma dall'ultimo giorno di novembre o dal primo di dicembre ho iniziato a farli dal lunedì al venerdì, ogni giorno, ed è stato bellissimo perché ci siamo avvicinati ancora di più. Almeno io ho questa sensazione, vi sento molto più vicini. Vedo che vi piacciono anche i nostri vlog in cui magari non facciamo niente, stiamo nel lettone, in pigiama, io cucino, magari Tomas canta, guardiamo un film abbracciati sul divano, poi ci sono i gatti, e anche questo vi piace tanto, quindi sono super super felice. Come già vi ho detto, ho tutte le intenzioni di continuare, infatti è finito Natale, cioè Natale è passato, ma sto continuando, continuerò a fare i video sempre dal lunedì al venerdì, ogni giorno, quindi aspettatevi sempre un nuovo video in tutti i giorni feriali. E il fatto che siate stati così coinvolti in questi video, che vi siano piaciuti così tanto, perché inizialmente io ho sempre voluto fare tanti video, ma i video che non sono vlog hanno molte più ore di montaggio, hanno molte più ore di preparazione, dalla preparazione al filming, poi al montaggio. Vi dico, a volte io sto in piedi fino alle 6 di mattina a montare video, tipo la morning routine, sono stata sveglia tutta la notte a montarla in modo da poterla caricare il giorno dopo, mentre invece i vlog sono molto più semplici, sia da filmare, perché non devo, cioè non sto nel mio studio a filmare eccetera, a volte ci perdo anche 2 ore a filmare, 3 a volte. E invece i vlog sono molto più semplici da filmare e anche da editare, perché ovviamente accendi la videocamera, filmi e poi spegni, quindi alla fine non c'è tantissimo montaggio, sempre un'oretta per il montaggio in sé, poi aspettare che il file si prepari c'è, magari 2-3 ore, ma è niente in confronto agli altri video. Quindi io ho sempre voluto fare più video, però sapevo che per far più video avrei dovuto incorporare tantissimi vlog, cosa che avevo timore a fare fino adesso, praticamente all'inizio di dicembre, perché sì, magari filmavo un vlog ogni tanto quando andavamo da qualche parte, però avevo timore che non fossero interessanti questi vlog, che vedermi a casa in pigiama o mentre viaggio, alla fine non credevo potesse interessarvi. Invece mi sono resa conto che la nostra quotidianità vi piace, che per voi e piace anche a me, perché è un po' come avervi qua e vi racconto di me. Credo che con i vlog soprattutto si riesca a capire molto della persona,
persona che sta sullo schermo, quindi sono tanto 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 contenta che vi piacciono. Scrivetemi davvero se vi piacciono i vlog, perché io continuo come al solito ad avere dubbi, ma scrivetemi, perché mi aiuta sempre tanto a leggere che vi piacciono i video, vedere i like o qualche commento in più. Per me è sempre tanto, non do mai niente per scontato, ve lo ripeto sempre, ma è così. Se vedo magari che qualche mia foto su Instagram arriva tipo a 20.000 like, sono là che vado da Tomas: oddio, hai visto la mia foto, è arrivata a 20.000 like. Cioè io ancora non ci posso credere, non è che per me, oh sì, guarda, io come se, no, cioè io sono ancora là, tipo anche quando sono con amici, cioè, magari mi odiano, sono là tipo: oddio, la mia foto ha avuto tipo 300 like in 2 minuti, ragazzi, oddio. Quindi nonostante appunto ormai io abbia questo canale dal 2009, non ci posso credere, saranno ad agosto saranno 9 anni, io continuo sempre a meravigliarmi, sempre ad essere grata di tutto quello che voi mi avete dato, che io mi sono costruita, ma che anche voi mi avete dato. Quindi non do mai niente per scontato. E quindi se appunto con dei commenti, con i like, guardando questi video, scrivendomi che vi piacciono, mi aiutate tanto tanto tanto. E una cosa che volevo parlare, ma magari farò un video a parte, ho visto che mi aiuta tanto a mantenermi sempre positiva, perché in tanti mi chiedete: come fai a essere sempre positiva? Allora, numero uno, cerco di non lamentarmi, perché anche qui il 99% delle volte quando ci lamentiamo è per cose talmente futili, tipo oggi c'è traffico, ecco, ti pareva, adesso arrivo in ritardo, oppure, cioè, sono stupidaggini, perché i problemi veri sono tutt'altri. Quindi cerco di non lamentarmi, e questo ti tiene l'energia. Non so perché la mia videocamera si è spenta mentre stavo registrando, provateci, e non mi lamento, provateci davvero, perché sembra facile dire ok, oggi non mi lamento, ma non è per niente facile, è molto difficile, molto spesso ci lamentiamo e non ci rendiamo nemmeno conto. Quindi provateci, questo aiuta moltissimo ad essere positivi. E un'altra cosa che faccio la mattina, appunto, se volete ditemelo, vi farò un video a parte sul io credo molto nella law of attraction, non so come si dice in italiano, la legge dell'attrazione, se avete presente quello che sto parlando, se vi interessa vi farò appunto un video a parte. Però quello che mi aiuta tantissimo è che, in cui molto spesso ci siete anche voi, anzi ogni giorno ci siete anche voi, quando mi sveglio e prima di andare a dormire penso tra di me e ringrazio l'universo per 3 cose per cui sono grata. E quindi il fatto di farlo ogni mattina, ogni sera, è ormai diventato un momento che mi piace tantissimo, perché sono lì al silenzio e prima di alzarmi e prima di addormentarmi penso a 3 cose per cui sono grata, e ne ho veramente veramente tante. E è una cosa che aiuta tantissimo, credetemi, anche perché l'universo, sono convinta che quando tu sei grata di quello che ricevi e ti focalizzi soltanto sulle cose positive, l'universo ti dà tantissimo. Quindi mi sto emozionando, perché ancora non mi sembra vero davvero che il mio canale sia andato così bene, che la mia vita sia così, non, ancora non mi sto rendendo conto. Forse è proprio questo che piace a voi che mi seguite, perché non lo do mai per scontato, quindi vi ringrazio. Niente, questo era un po' un video di scuse. Nel 2017 però c'erano altre cose che volevo dire, e perché è stato secondo me il migliore anno il 2017 su YouTube, perché vi sento super super vicini, un po' come agli inizi, e in molti, vedo che lo avete notato, mi scrivete in molti: mi sembri tornata la Nicole dei primissimi video. E secondo me è davvero così, e perché forse altra cosa che volevo toccare in questo video, che ormai sarà lunghissimo, perdonatemi, lo sapete come sono, io chiacchiero un sacco, e c'è stato un periodo, credo tipo 2014-2015, in cui quando proprio la mia vita non stava andando benissimo, ero molto triste appunto per questa relazione che andava male, stavo molto 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 male, so che non si vede dai video, ma stavo davvero male. C'è stato un periodo in cui, e credo si sia visto, non davo più tanta importanza ai miei follower, alla mia family, ma guardavo le visualizzazioni, i ricavi, facevo un sacco di sponsorizzazioni, eccetera. E questo un po' ha riflettuto, secondo me, anche sul nostro rapporto. Mentre poi mi sono presa questa specie di pausa per rimettere insieme la mia vita, e nel 2017 ho capito che
preferisco fare 100 video non sponsorizzati piuttosto che farne due sponsorizzati, perché sennò posso essere me stessa. Non che nei video sponsorizzati io non posso essere me stessa, perché ho la fortuna di scegliermi i brand con cui voglio lavorare, sono sempre solo brand che mi piacciono davvero, tutto il resto rifiuto, ho sempre rifiutato, però sono contenta perché quest'anno ho iniziato a fare praticamente il 90% dei miei video non sono sponsorizzati, e quindi ho la sensazione che tipo nel 2015 facevo magari molti meno video e quasi tutti erano sponsorizzati. Adesso invece faccio, sì, sempre più o meno lo stesso numero di video sponsorizzati, ma in mezzo ce ne sono migliaia di non sponsorizzati, video di me a casa, vlog, chiacchierate come questo. Quindi spero che questo renda felice voi così come rende felice me. Penso che ad un certo punto, dopo che ovviamente hai raggiunto successo eccetera, cominci a guardare il lato business, ma questo per le agenzie con cui lavori, per i brand, per le conference call eccetera, cominci a vedere YouTube in un modo un po' troppo business like, e poi ho avuto il bisogno di ritornare un po' agli inizi e fare video semplicemente per il piacere di farli. Quindi questo è un, credo sia tutto quello che volevo dirvi, credo di sì, e niente, spero davvero che questo video vi sia piaciuto, che abbia un senso, che abbiate capito quello che volevo dire, perché a volte quando parlo ho la sensazione che gli altri non mi capiscano, tipo mi guardano tipo ah, e poi devo rispiegare e rispiegare perché, e quindi spero che voi abbiate capito, spero vi sia piaciuto questo video. Adesso vado a prendere Tomas che è andato a sciare, io vi ringrazio che vi siete un sacco preoccupati per me, voglio dirvi, piccola parentesi, se avete visto uno degli ultimi vlog, oggi comunque mi sono fatta la doccia, prima ho fatto colazione, poi mi sono fatta la doccia, ho lasciato la porta della doccia un po' aperta in modo che entri l'aria e di non avere troppo vapore, e non sono stata male, credo proprio che fosse la bassa pressione, e tra l'altro mi sono documentata e ho letto che in montagna in realtà la pressione si abbassa, quindi sono io che soffro di bassa pressione, sono molto più suscettibile a questi cali in montagna, quindi probabilmente era questo. Grazie che vi preoccupate per me, davvero sono tanto tanto fortunata ad avervi. Quindi questo è tutto, vi mando un bacio enorme, vi voglio tanto tanto bene e continuo a dirvelo, fermatemi sempre se mi incontrate, perché mi dispiace tanto quando mi dite eri sovrappensiero, mi dispiaceva, oppure magari sono là tipo così che penso qualcosa e magari voi pensate che io non abbia voglia, ma io non mi rendo conto, cioè voi venite sempre a salutarmi, vi prego, venite sempre a salutarmi, ad abbracciarmi, potete farvi la foto con me, potete chiacchierare, cioè qualsiasi cosa davvero mi fa super 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 piacere, fatelo sempre, perché provate a immaginare come per me che filmo da sola con una videocamera, rendermi conto che voi mi seguite, siete veri e per la strada mi fermate, mi dite ciao Nicole, è bellissimo, quindi fermatemi sempre, davvero davvero, non sto scherzando, davvero, mi arrabbio se non mi fermate, mi arrabbio, tu che mi vedi e non mi saluti, non farmi arrabbiare, comunque questo è tutto davvero, un bacio enorme, vi voglio bene mia family, super 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 abbraccio e a domani con un nuovo video, per questo video lo vedrete, è sempre così alla fine dei miei video, devo fare un attimino mente locale, questo video lo vedrete domani che è mercoledì e noi ci vediamo giovedì con un nuovo video.